Questo di cui io sono rapporter è un fondo della Commissione europea di poco meno di 1 miliardo 900 milioni e oltre che è indirizzato su tre settori. Il primo è l'innovazione sociale che occupa la maggior parte dei finanziamenti, sono qualcosa come 500 milioni di euro. Una cifra importante, anche se purtroppo non adeguata rispetto ai problemi sociali che anche la crisi apre in tutto il continente europeo. Noi proponiamo che si guardi molto ai giovani. Pensiamo che ci sono regioni e paesi dell'Europa che hanno un livello di disoccupazione giovanile molto alto, sono prive di politiche sociali a favore dei giovani e quindi chiediamo che la quota riservata alla sperimentazione sociale a favore dei giovani sia alzata. Chiediamo anche che ci siano rapporti tra le politiche de, dell'innovazione sociale legate alla Commissione europea e le politiche più ampie del Fondo sociale dove invece ci sono molti più finanziamenti. Vogliamo che si realizzino esperienze, buone pratiche che poi potranno essere riprese nei fondi strutturali che sono molto più finanziati. Pensiamo che si debba dare sviluppo, anche se con nuove regole più precise, a tutta la partita della microfinanza, agevolare l'accesso al credito, la possibilità di costituire società di capitali anche per iniziative piccole, di piccola e media impresa, di artigianato di chi non può eh, ricevere in una situazione anche di restrizione creditizia i fondi dalle banche sia un fatto importante per fare impresa e come è dimostrato ormai a livello planetario consentire a tante persone di riuscire anche di uscire da condizioni di indigenza. E l'altro punto, eh, oltre all'innovazione sociale, oltre a favorire la microfinanza e con essa la microimpresa, e la mobilità dei lavoratori europei in dimensione europea, favorire a questo riguardo il rapporto tra la domanda e l'offerta del lavoro. La nostra proposta è che si potenzino anche e soprattutto gli strumenti telematici. Veniamo dallo scenario europeo invece al caso concreto della Toscana, qual è stata la vostra esperienza in questi anni, il ruolo della Regione nel far fronte alla crisi dal punto di vista anche delle implicazioni sociali e insomma le priorità di azione che avete seguito? Ma diciamo che la crisi ha comportato una ridiscussione dell'utilizzo dei fondi sociali europei che sono consistenti, si parla per una Regione delle dimensioni come la Toscana di qualcosa come decine di milioni di euro, intorno a 130-150 milioni di euro all'anno. È una dimensione ragguardevole che noi abbiamo utilizzato sia in, in, in intesa con il governo nazionale per garantire la protezione sociale ai lavoratori cassi integrati, soprattutto a coloro che sono stati eh, nella condizione di, di, di essere cassi integrati straordinari. E poi abbiamo utilizzato questi fondi per la formazione, molte iniziative industriali hanno potuto trovare nei fondi sociali europei lo strumento per formare e innovare il personale e adesso stiamo lavorando molto per l'utilizzo dei fondi sociali a favore dei giovani. Per noi quasi il 49% dei fondi sociali sono indirizzati a favore dei giovani, supportiamo i tirocini. Supportiamo le esperienze di lavoro, supportiamo il credito a favore di imprese giovanili. Abbiamo trovato che sono strumenti che hanno un riscontro positivo anche da parte dei giovani e quindi chiediamo che, o si mantengono, ma semmai chiediamo soprattutto che vengano allargati, che vengano ampliati i fondi che anche il nuovo programma 2014-2020 stabilisce e per il Fondo Sociale Europeo. Io ho fatto un incontro anche con il commissario Andor che mi è sembrato molto sensibile a questi problemi. Si tratta di, di, di fare in modo che la questione giovanile, presente soprattutto nei paesi dove è alto il livello di disoccupazione, diventi una questione centrale, altrimenti noi rischiamo di vedere dal sud dell'Europa una emigrazione verso il nord Europa, una perdita anche di risorse umane, di risorse intellettuali. Il primo punto è consentire a questi paesi che non hanno un sistema di eh, welfare giovanile di dotarsi di un sistema di welfare giovanile. Non voglio polemizzare ma serve a poco dire che i giovani non si spostano in realtà sì o vogliono stare in casa. In realtà nei paesi dove si esce all'età di 18 anni da casa Esiste un sistema di welfare che consente a un giovane a 18 anni di rendersi autonomo e quindi anche di fare una scommessa di vita, avere un progetto di vita.